Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di intitolazione della piazza Saverio Monoriti, primo sindaco di Staiti dalla Liberazione. Grazie alla banda Francesco Cilea Città di Staiti per questo omaggio musicale, che sarà il primo di una serie stacchi che accompagneranno questa serata. Un ringraziamento all'amministrazione comunale di Staiti, che ha promosso questo evento particolare per ricordare una figura che nella sua breve esistenza ha lasciato un segno indelebile in questa comunità, quella del sindaco Saverio Monoriti. Un sindaco che imparerete a conoscere a fondo attraverso gli interventi di tutti coloro che vedete qui nel tavolo e che vado intanto a presentare. Alla mia sinistra il sindaco di Staiti, l'avvocato Giovanna Pellicanò, uno degli eredi Monoriti, Michelangelo Monoriti, poi la professoressa Rosa Marrapodi, scrittrice, poetessa e più volte sindaco di Bruzzano Zeffirio, il professore Giuseppe Livoti, critico d'arte, presidente dell'Associazione Culturale delle Arti e delle Lettere Le Muse, giornalista anche. Dalla mia destra invece il professore Giuseppe Caridi, storico e presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, in rappresentanza della Prefettura di Reggio Calabria, il funzionario, il dottor Giuseppe Putortì, poi abbiamo il professor Bruno Scaramuzzino, docente, già presidente della Proloco di Staiti, e quindi il professore Leone Campanella, presidente del Consiglio Comunale di Staiti e direttore editoriale della Voce del Sud. L'iniziativa odierna è stata promossa dall'amministrazione comunale di Staiti con la collaborazione della Proloco, del Circolo Culturale Greco Delia, dell'Associazione Culturale Le Muse di Reggio Calabria e con la collaborazione dell'Associazione Culturale La Voce del Sud. Un ringraziamento a tutti i convenuti, alle forze dell'ordine, e iniziamo i lavori. Un ringraziamento anche a Telemelito Telepova Marina, che trasmetterà le immagini di questa intitolazione. Apriamo con un omaggio floreale da parte della famiglia Monoriti e nei confronti del sindaco di Staiti, l'avvocato Giovanni Pellicanò. Proseguiamo con i saluti e i ringraziamenti di rito, perché come è consuetudine qualcuno salta. Abbiamo l'onorevole Saverio Zavettieri, il direttore responsabile della Voce del Sud, il dottor Saverio Zuccalà, e quindi andiamo inizio ai lavori della serata con il saluto istituzionale del sindaco di Staiti, l'avvocato Giovanna Pellicanò. Buonasera a tutti. Questa è una serata particolare perché si affronta un argomento tra virgolette importante e riguarda proprio ciò che ognuno di noi lascia in una comunità. Alle volte non ci rendiamo nemmeno conto quanto facciamo o quanto poco facciamo per la comunità in cui noi viviamo, e alle volte questo concetto è estraneo anche nei confronti di determinati soggetti. Io voglio partire da un aneddoto che mi è accaduto un annetto fa. Ero all'INPS a fare la fila per una delle mie pratiche. Seduta accanto avevo una signora, la quale chiacchierando mi disse: cosa fa, di dov'è? Io sono di Staiti. Io lo conosco Staiti. Tu sei imparentata a Staiti, conosce qualcuno? No, io ho letto di Staiti. Ho letto su un libro scritto da Domenico Monoriti, che viveva nel mio quartiere, in località Sbarre, e che poi ha dedicato una parte del proprio libro a Staiti, e lo conosco molto bene perché da come è descritto mi sembra di esserci stata. Allora io gli dissi, in tempi non sospetti perché non ero nemmeno sindaco, gli dissi: allora le tocca venire a Staiti a visitarlo, perché è veramente bello. Mi dispiace che non conosco questo libro, non l'avevo mai letto, non l'ho letto. E da allora è sorta in me questa curiosità,
ed ero andata alla ricerca di questo libro, che però non ho trovato nelle consuete librerie. E quando mi è stato proposto di, sulla richiesta fatta dal professore Campanella, di intitolare una piazza, una via al compianto sindaco, dissi sì, perché no. Alla fine aveva portato Staiti fuori dalle sue mura, inconsapevolmente per noi che risiedevamo qui, ma lo conoscevano anche fuori Staiti, anche persone che non c'erano mai state. Ed è proprio questo quello che conta, quello non tanto quello che si lascia agli altri, è quello che la storia dice di quella determinata persona. Quindi è una giornata importante, è una giornata importante perché si fa un passaggio volto a dare non dei meriti, perché poi alla fine chi si presta per la comunità non vuole meriti, non si vogliono dei meriti, perché se si volessero realmente dei meriti non basterebbero le targhe, ma si presta per il bene della comunità. Ed è importante che da oggi in poi ci si renda conto quanto noi facciamo per la nostra comunità e di quanto la nostra comunità riceve da noi. E con questo voglio proprio anche sottolineare che Staiti non è solo bello per come viene raccontato, è bello anche per le persone che lo vivono, perché è fatta di una comunità laboriosa, di una comunità attenta e che ci tiene. Noi abbiamo un bel borgo perché abbiamo degli operai di Calabria Verde che si adoperano perché sia sempre pulito. Abbiamo un complesso bandistico che in realtà è un fiore all'occhiello, è un qualcosa che ci distingue rispetto a tutti i paesi della Ionica, perché abbiamo qualcosa di speciale, e finché queste cose speciali di questo paese continueranno a vivere, sarà bello non solo raccontato ma anche da vivere, quindi da visitare anche in altri momenti. Siete tutti quindi invitati a ritornare Staiti, va bene? Grazie al sindaco di Staiti. Continuiamo con i saluti che mi sono sfuggiti in precedenza. Volevo salutare il professore Domenico Zalettieri, già sindaco di Bova Marina, il giornalista Domenico Salvatore e poi il già segretario del Coreco, dottor Roberto Maddaloni. E poi l'avvocato Emilio Lucisano, fraterno amico di Domenico Monoriti, che è stato appena menzionato dal sindaco, che alla fine, in memoria del, appunto, del compianto Domenico Monoriti, verrà consegnata la cittadinanza onoraria, gli verrà conferita la cittadinanza onoraria, e che verrà consegnata appunto dal fraterno amico avvocato Emilio Lucisano. Proseguiamo con la serie di interventi, con l'introduzione che verrà ai lavori, che verrà curata dal Presidente del Consiglio Comunale di Staiti, professore Leone Campanella. Buonasera a tutti e benvenuti a Staiti per questa importante cerimonia commemorativa in onore del compianto Saverio Monoriti. Con questa celebrazione intendiamo sdebitarci con la storia e con un uomo che ha sacrificato la vita per il benessere di Staiti. Un uomo, Saverio Monoriti, figlio adottivo di Staiti, che governò il paese per 168 giorni, perché il 23 febbraio del 1944, quando partendo da Staiti, dove si moriva di fame e di miseria, nel periodo ancora la guerra continuava con la liberazione, per recarsi dal prefetto a chiedere derrate alimentari per sfamare la popolazione, finì sotto il treno a Brancaleone sul secondo binario alle 15:30 di quell'infausto giorno, davanti agli occhi del figlio dodicenne Mimì Monoriti. Noi abbiamo, per omaggiare questa figura, abbiamo pensato ad una targa, oltre con questa, diciamo, bella commemorazione, una targa che ricorda quest'uomo, e abbiamo anche voluto farla con la traduzione greca, perché siamo nell'area grecanica, per rispettare anche la nostra identità. Che poi verrà scoperta
per mano del dottor Giuseppe Potartì, rappresentante della Prefettura di Reggio Calabria, comune di Staiti. Comune di Staiti, Vimos tu Staiti, piazza, platia Saverio Monoriti, protos di Marcos Apotin Apelete Rosi. Una targa semplice, ma che dice tanto. L'abbiamo voluta volutamente coprire di rosso perché ancora forse ronda sangue. L'abbiamo voluto quel rosso perché è il rosso del sol dell'avvenire. Saverio Monoriti era un socialista e morì da socialista mentre si era recato a visitare un altro socialista, il compianto Domenico Vincenzo De Angelis, a cui dobbiamo anche l'impegno per l'ospedale, per la costituzione e la fondazione dell'ospedale di Melito Porto Salvo. Niente, non perdiamo altro tempo perché poi ancora c'è tanto da dire, specialmente sul libro, quindi procediamo oppure diamo la parola al professore Caridi, oppure sì, e poi scopriamo la targa. Intanto grazie, per me è veramente un onore essere qui, grazie anche per il compito che mi è stato affidato, anche se forse il sindaco attuale non merita altrettanto, no, di poter scoprire assolutamente questa parte. Io non conoscevo la figura di questo sindaco, quindi ho preso questa sera, ecco, una piccola lettura che ho fatto prima dall'introduzione del professor Campanelli. Cioè, in effetti a questo punto veramente si può definire un martire, no, dell'istituzionale, cioè se è vero è caduto proprio nel mentre cercava di portare diciamo con le derrate alimentari, per un periodo immagino quello del dopoguerra drammatico, dove si faceva veramente la fame. Quindi è veramente per me un grande onore che mi è stato affidato. D'altra parte io ricordo sempre, ecco, ho usato questa espressione, ricordo sempre, no? Penso che la nostra vita non può non ruotare attorno alle cose che non dobbiamo dimenticare, alle figure che non dobbiamo dimenticare. Spesso diciamo, ecco, la nostra memoria è molto labile, per cui il fatto, no, che ci sarà questa targa, no, ecco, magari Pierno Rano, che è un grande antropologo, dice un quadro sociale della memoria, e in effetti se non ci fosse stata questa manifestazione il sindaco Saverio Monoriti non sarebbe stato presente nella memoria, no, di tanti di noi. Quindi benvengono, complimenti ancora per questa iniziativa e grazie anche alla famiglia che è qui presente. Grazie. Intanto è arrivato Don Leone Stelitano, che officerà la benedizione dell'intitolazione alla piazza, alla Saverio Monoriti, nel momento in cui verrà scoperta la targa. Procediamo adesso con la scopertura, quindi e poi proseguiamo con gli interventi. Sì, sarebbe la cosa ideale. Scopriranno la targa. La scopertura della targa verrà effettuata dal funzionario della prefettura di Reggio Calabria, il dottor Giuseppe Potartì, insieme al sindaco di Staiti, l'avvocato Giovanna Pellicanò. Nel mentre si accingono togliere il velo alla targa, si sta per compiere un momento storico per la comunità staitese con l'intitolazione della piazza Saverio Monoriti, primo sindaco di Staiti della Repubblica. Thank you.
il microfono a Don Leone Scridano per la benedizione. Si dice che può fare anche senza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui radunati in questa piazza e commemoriamo questo uomo che ha dato una testimonianza di vita, dei valori, dei principi, ha dato la sua stessa vita per i suoi cittadini, per il suo popolo. E chi dà la vita per il suo popolo vuol dire che lo conosce e lo ama e dona la vita per il suo popolo. Di grande esempio questo nostro fratello oggi viene commemorato con questa targa. Vogliamo pregare per tutti noi qui presenti, anche per lui, per averci dato una testimonianza di vita, per averci dato un valore che quando si ama si è disposti a tutto, anche a rischiare, e che oggi abbiamo tutti quanti bisogno di imparare da questi uomini per sentirci non tanto degli egoisti, ma dei comunicatori di vita e di speranza. Ora, uniti in fraterna preghiera, rivolgiamo al Padre il nostro ringraziamento per il nostro fratello e vogliamo pregare per tutti noi perché possiamo vivere e considerare anche questa piazza come punto di incontro, di sviluppo e di condivisione. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo strascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Parola di Dio. Ecco carissimi, questo brevissimo brano della lettura che abbiamo ascoltato si incastona in questo momento che dobbiamo anche noi riflettere, non tanto per celebrare questa ricorrenza, ma per ravvivare in noi il desiderio di camminare e di vivere in questa vita cercando di essere squadra, perché anche in questo luogo dove ci troviamo a benedire questa targa è la sede del comune, dove c'è una squadra. È una squadra che si succede, un gruppo per un tempo, poi per un altro, che si mette al servizio del popolo e che non deve fare il proprio interesse, ma l'interesse di tutti. E proprio nel combattere e anche nel proporsi e nell'esporsi tante volte si rischia, come ci ha insegnato anche il primo sindaco che viene commemorato in questa targa. Bisogna essere coraggiosi nel fare non tanto il proprio interesse, ma l'interesse di tutti, perché poi alla fine la vittoria è di tutti. E allora vogliamo chiedere al Signore, ecco, che ognuno di noi ci sentiamo giocatori in questa vita, dando ognuno di noi la nostra parte, perché quando c'è la vittoria, anche in una partita di calcio, non vince soltanto il singolo giocatore, ma è la squadra. E quando vince un'amministrazione non vince soltanto quel gruppo, ma vince tutta la popolazione, perché poi quel gruppo viene rappresentata e rappresenta la popolazione.
e ci deve essere soltanto un elemento che deve accomunare il popolo e chi amministra, è l'amore. L'amore che è dono. E se questo nostro primo concittadino ha dato la vita perché andava a chiedere, in fondo aveva l'amore. L'amore per il suo popolo, per i suoi figli. E quindi questo deve accomunare nell'alternarsi dell'amministrazione nei nostri comuni. E se c'è questo amore, il popolo deve amare chi lo rappresenta e chi rappresenta deve amare il popolo per il bene di tutti, perché poi alla fine si vince, vince tutti e nessuno si deve sentire escluso o messo da parte. E allora vogliamo chiedere al Signore che ci possa benedire questa piazza, che diventi punto di incontro e non di scontro, perché lo scontro divide, l'incontro unisce e tutto dipende dalla scelta che ognuno di noi fa. Gesù Cristo, se io sono qui per dare anche una parola di fede, e Gesù Cristo è venuto per unire e non per dividere. E se io sono qua per benedire, significa che sto chiedendo al Signore di benedire ciò che unisce. La piazza è il luogo dove ci si incontra per poter chiarirsi, per poter confrontare le idee, però poi a prendere delle decisioni per realizzare dei progetti. E quindi che il Signore possa benedire le menti, le azioni e le opere che sono state compiute fino ad oggi, con l'esempio di questo, tra virgolette, martire, ma anche con l'esempio di ognuno che ogni giorno deve saper essere un piccolo martire vivente per poter dare la propria vita per gli altri, perché alla fine tutti possiamo uscire da questo mondo vincitori, non di questo mondo, ma del Regno dei Cieli. E diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo che dedichiamo per gli altri e anche a beneficio di ognuno di noi. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questa piazza, questi spazi destinati all'incontro possano accrescere il vigore delle membra e favorire la serenità dell'anima, delle anime e dei corpi. Fa che tutti quanti sperimentiamo nella lealtà il valore dell'amicizia e del dono di sé, superando ogni forma di rivalità, di violenza e promuovendo la civiltà dell'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, e Padre, e Figlio, e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie a voi e buona giornata. Ringraziamo il vicario regionale Leone Politano, che ha benedetto la targa in onore di Saverio Monoriti in rappresentanza anche del nostro vescovo. E ora proseguiamo con gli interventi di questa intitolazione. Passo la parola al professore Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, docente universitario storico. Buonasera, io
ho accolto con vivo piacere l'invito che mi è stato avanzato da parte del professore Leone Campanella, il presidente del Consiglio Comunale di Staiti, di partecipare a questa cerimonia di intitolazione della piazza al primo sindaco della liberazione di Staiti, Saverio Monoriti. In qualità di rappresentante della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, noi abbiamo un compito istituzionale che è quello di dare alle prefetture, le prefetture della nostra regione, un parere sulla richiesta che ci viene avanzata a proposito della, diciamo, validità o meno della intitolazione delle vie, delle piazze, dei luoghi pubblici. E quando è stata chiesta alla nostra deputazione la valutazione della intitolazione a Saverio Monoriti, noi abbiamo dato subito un parere favorevole in seguito al curriculum che ci è stato presentato di questo personaggio. Abbiamo scoperto, non conoscevamo la figura di Saverio Monoriti, non possiamo conoscere tutti i personaggi che hanno illustrato, e meno male, la nostra regione, però quando abbiamo saputo di questo sacrificio che inconsapevolmente lui ha subito, di morire in maniera così tragica mentre si accingeva a compiere il suo dovere, credo che era un dovere istituzionale, cioè di cercare di reperire le derrate alimentari in un periodo di crisi come era quello del mediato prima parte della seconda guerra mondiale, abbiamo dato subito parere favorevole. Ed è importante che si ricordino questi personaggi, perché diceva uno storico francese, Jean Genet, la memoria collettiva e il richiamo alla storia devono operare in rapporto con il futuro. Quindi ricordare questi personaggi è importante, additarli alle nuove generazioni, e parlare di nuove generazioni in un paese come Staiti potrebbe sembrare una provocazione, però mi sembra, io è la prima volta che vengo, ho approfittato di questa occasione per conoscere questo centro, di cui avevo ovviamente notizia, avevo anche studiato. Staiti, come voi sapete, è stato originato da una famiglia messinese, il nome deriva da una famiglia messinese, e quindi con il richiamo alla storia, con alcune iniziative di carattere culturale, come per esempio sta accadendo per quanto riguarda Bova, c'è l'onorevole Zavettieri, anche con incontri periodici e delle iniziative, la deputazione è sicuramente disposta a dare una mano per cercare appunto di, come dire, destare interesse per questi borghi, perché altrimenti questi borghi si spopolano sempre di più, bisogna trovare delle occasioni. Questa di oggi è una bella occasione, perché riunisce persone che sono venute da altre parti, e è anche stato un modo per conoscere la bellezza, che è un centro molto bello e anche molto ospitale. Quindi auguri, e speriamo che, come diceva il referendo, questa piazza sia un luogo di incontro vivo, vivace e foriero di ulteriori iniziative per il benessere di questa popolazione. Grazie. Grazie professore. Nella scaletta ci doveva essere Mario Monoriti, figlio del compianto sindaco Saverio Monoriti, invece non è potuto essere presente in questa occasione, ma abbiamo in rappresentanza della famiglia uno dei nipoti, Michelangelo Monoriti, a cui passo il microfono. Buon pomeriggio a tutti. Vorrei ringraziare la città di Staiti e i propri rappresentanti per averci ospitato, per aver ospitato me e la mia famiglia, i miei parenti. Per sfortuna non posso parlare di Saverio Monoriti perché sono nato nel 1995, non ho potuto conoscerlo, ma posso parlare di Domenico, mio nonno. Una cosa in cui era bravo era raccontare delle storie, delle favole, e poi scriverle come nel libro. Da bambino me ne raccontava tante, forse tutte vere. Per me, che non ero mai venuto qua in Calabria, poteva essere solo, sì, una favola, qualcosa che potevo immaginare ma che non potevo vedere, non potevo toccare. E nel libro poi che ha scritto è riuscito, secondo me, a rappresentare quello che forse è sempre stato,
un amante del proprio territorio, del proprio paese, e nella scrittura è riuscito anche a tramandare i ricordi che forse erano assopiti nella sua mente, visto che ha lasciato molto tempo dopo per trasferirsi in un altro posto. E i colori, il paesaggio che è riuscito a scrivere in questo libro sono ricordi molto potenti, che persone che non hanno mai potuto capire come me, potuto vedere, sono poi trovati nelle proprie mani a toccare con la propria mente questo paese, Staiti, l'alba che descrive in questo libro. Forse credo che sia l'immagine che voleva forse dimostrarci per farci capire che cos'è, che cos'era e che cos'è adesso Staiti. Grazie mille. Grazie. Allora, tra poco consegneremo la civica benemerenza alla memoria del compianto sindaco Saverio Monoriti, la consegnerà il sindaco, l'avvocato Giovanna Pellicanò, a uno degli eredi, se non mi hanno detto male, Marica Monoriti. Ora passo la parola al professore Leone Campanella per le motivazioni. Allora, il motivo che ci ha spinto a conferire la civica benemerenza al primo sindaco della Liberazione sono i seguenti. Preso atto del curriculum vitae, e questo testo diciamo è stato già approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Staiti giorno 12 luglio. Preso atto del curriculum vitae del compianto primo sindaco dalla Liberazione Saverio Monoriti, nato a Palizzi, Reggio Calabria, il 16 dicembre 1896 e morto a Brancaleone, travolto dal treno sul secondo binario della stazione ferroviaria alle ore 15.30 del 23 febbraio 1944, mentre si accingeva a recarsi dal prefetto di Reggio Calabria per impegni istituzionali, quale valido assertore del socialismo umanitario e libertario, considerato che il signor Saverio Monoriti è stato il primo sindaco del dopoguerra nominato dagli alleati anglo-americani l'8 settembre 1944 e che dopo 168 giorni di intenso impegno politico-amministrativo a favore della comunità staitese che usciva stremata dal secondo conflitto mondiale, moriva nell'assolvimento del proprio dovere istituzionale per soddisfare i bisogni della popolazione afflitta dalla miseria post-bellica. Considerato altresì che su proposta della giunta comunale di Staiti, la prefettura di Reggio Calabria ha autorizzato attraverso il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali e il nulla osta del nucleo informativo dei carabinieri provinciali e la deputazione e il nulla osta della deputazione di Storia Patria, ha autorizzato l'installazione della piazza antistante all'edificio municipale all'ex sindaco Saverio Monoriti, quale valoroso e integerrimo amministratore. Quindi per i grandi meriti acquisiti sul campo e per l'alta valenza civica e morale testimoniata dal sacrificio della sua vita per il benessere comune, lo scrivente, in questo caso sono stato io il proponente, ritiene opportuno e doveroso proporre a tutti i componenti del civico consesso del Comune di Staiti il conferimento della civica benemerenza post mortem al fu sindaco del primo dopoguerra Saverio Monoriti, nato a Palizzi il 16 dicembre 1896 e morto a Brancaleone il 23 febbraio 1944, previo atto deliberativo, le cui motivazioni saranno poi riportate, come vedremo fra poco, su pergamena che sarà consegnata ad un erede del compianto Saverio Monoriti e trascritti su apposito registro da istituire all'uopo. Il sindaco ora consegnerà la pergamena di civica benemerenza alla erede Marica Monoriti. Legga
Comune di Staiti, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale di Staiti, si conferisce post mortem a Saverio Monoriti, primo sindaco della Liberazione, integerrimo e solerte amministratore, la civica benemerenza per aver sacrificato la propria vita per il benessere della comunità staitese, lasciando in eredità un patrimonio di valori morali e civili e di nobili ideali. Bene, ora passiamo alla seconda parte, diciamo, di questa serata, che è quella che vedrà accendere, insomma, i riflettori su una pubblicazione. Una pubblicazione dal titolo La terra del sole distesa sul mare, questa pubblicazione è di Domenico Monoriti. Domenico Monoriti è figlio del compianto sindaco Saverio Monoriti, ed è un'altra figura chiave nella realizzazione di questa giornata, perché se la storia che oggi si compie e che si è compiuta all'epoca nel dopoguerra con i 168 giorni di amministrazione di Saverio Monoriti, la dobbiamo anche alla figura di Domenico Monoriti, che consegnandoci questa opera ha permesso di tramandare fino ad oggi quel tragico episodio, ma non solo quello. Come ha brillantemente spiegato il nipote Michelangelo, era un grande narratore. Io leggendo queste righe tratte da un numero del lontano 1999 della Voce di Staiti, sono stato subito catturato, oltre che dalla penna, anche dalle notizie che venivano scandite con dovizia di particolari e con grande onestà intellettuale. Anche se ho letto una sola volta questo brano abbastanza lungo, mi sembra di averlo letto decine di volte per l'incisività con cui il compianto Domenico Monoriti ha raccontato la storia di questi luoghi e di quei giorni. Domenico Monoriti era stato un dirigente scolastico, anche lui nato a Reggio Calabria, a Sbarre, nel 1932. Per via dei bombardamenti che si susseguivano nelle città, nelle marine, la sua famiglia, di padre palizzese e madre staitese, si trasferì nella casa sulla Timpa qui a Staiti nell'estate del 1943. L'8 settembre il padre Saverio Monoriti venne nominato sindaco degli angloamericani a Bova Marina, alla presenza del maresciallo dei carabinieri di Staiti e del segretario comunale. E poi arriviamo a quel tragico giorno, il mercoledì delle ceneri del 23 febbraio 1943. Dopo la funzione religiosa, qui a Staiti, il sindaco Saverio Monoriti con il suo secondogenito Mimì si mise in viaggio verso la marina di Brancaleone, destinazione la stazione ferroviaria. Di lì sarebbe passato il primo poi il treno per raggiungere Reggio Calabria e rivendicare per la popolazione stremata maggiori viveri. E voglio leggere un breve passo di questo racconto di Domenico Monoriti per dare la possibilità un po' a tutti di saggiare la sua bravura nella narrazione. La guerra, i prigionieri, il fronte fermo a Castelnuovo.
Sì, il fronte fermo a Cassino, i nuovi profughi in fuga dalla ciociaria che sostavano persino a Street in cerca di pane. I maiali erano stati lavorati un po' dappertutto e nelle case non mancava la possibilità di accendere il fuoco sotto la pentola. Il lavoro, finito quello dei campi, c'erano i sussidi per le squadre che venivano organizzate dal comune per il ripristino delle armagere, i muri a secco di sostegno dei terrazzamenti degli orti e dei dirupi spianati dalle acque piovane. La guerra, allontanandosi, rendeva sempre meno frequenti gli aiuti, anche se Don Saverio riusciva a fronteggiare le necessità partendo dal pane e assicurandolo prima di tutto ai bambini. Venne il mercoledì delle ceneri, 23 febbraio 1944. Erano trascorsi 168 giorni dalla liberazione e dall'inizio della gestione del primo sindaco dopo l'era del podestà. Al termine della cerimonia delle ceneri, cui partecipò con donna Carmeluzza, racconta le carte che doveva portare in città, salutò la famiglia. Insieme al secondo dei tre figli, quello che porta il nome del nonno paterno, in quel tempo era poco più che bambino, sui 12 anni, Don Saverio partì lungo la strada verso la marina, da dove il treno li avrebbe portati a Reggio nel pomeriggio. Bene. Questo era uno dei frammenti del racconto che poi sarebbe stato condensato nel libro scritto da Domenico Monoriti. Passiamo ora alla serie di interventi che avranno come oggetto principale La terra nel sole, distesa sul mare, quello della professoressa Rosa Marratovi, scrittrice, poetessa e docente di materie letterarie. Prego, professoressa. Buonasera. Io prima di leggere questo libro ritenevo di conoscere Domenico Monoriti, perché l'avevo conosciuto attraverso il giornale della Proloco, diretto dal professore Bruno Scaramuzzino, su cui Don Memì, come affabilmente lo chiamavano gli staitani, aveva pubblicato tante cose, tra virgolette. Beh, dopo aver letto il libro posso dire di conoscerlo veramente, di conoscerlo bene, non soltanto lui ma anche Said. Passo subito alla relazione. Ogni vita contiene una storia in attesa che un romanziere la racconti, afferma Alberto Moravia, famoso scrittore del neorealismo. La storia, qualunque essa sia, popolare o borghese, e secondo Marco Tullio Cicerone, anche la vita della memoria, che personificata deve attivarsi per sconfiggere il tempus ed acceverum, quel tempo appunto che tutto divora, l'opera di pensiere dell'uomo, per dirla col neoclassico Monti. Ed anche Domenico Monoriti, classico per cultura e romantico di cuore, spettatore di tanta parte di storia territoriale e nazionale, è spinto a narrare ed a narrarsi, certo della fugacità e dell'inganno del tempo, che passa, passa, e se qualcuno non lo racconta, tutte le sue piccole tracce scompaiono e si perdono per sempre. Ed egli, testimone dei non facili tempi in cui è vissuto, prima che il velo del silenzio e la polvere del tempo ne coprano la memoria, affida tante belle vecchie storie alle pagine di questo libro, La terra nel sole distesa sul mare. Un titolo non scelto a caso, molto significativo per chi, come Domenico Monoriti, ama l'umanità e la natura, questa bella d'erbe famiglia d'animale, nella sua forma più primigenia, la terra, il sole, il mare, elementi topici del gran mar dell'essere, l'universo nella sua immensità, in cui si muovono gli uomini, piccoli e grandi, tutti, per quanto arbitri, ignari del proprio destino. Nelle pagine di questa interessante opera, tanta parte di credito rivestono il fato, il senso dell'arcano, il pregiudizio veritiero, l'ignoranza vittima della superstizione, fondata sul lugubre lamento della civetta, la piula, che canta nella notte sette volte ed anticipa, senza mai sbagliare,
il tristo suono della campana che accompagna il dolore, il pianto e l'eterno silenzio. Tremava di paura la gente di Staiti e non solo, infatti, quando sentiva l'uccello del malaugurio cantare 7 volte, come 7 erano le gobbe della Rocca di Gallo, importante riferimento storico-geografico di Staiti, nel cui contesto, secondo la vincente narrativa di Domenico Monariti, ogni dissidio era vexata questio, una questione tormentata, dall'esito quasi sempre tragico. L'autore di questo bel libro di memorie, quindi, dopo un familiare andare saluto, ci prende per mano per farci calare nella storia della sua vita, vissuta tra il rione sbarre di Reggio Calabria e la realtà di Staiti, la montagna incantata dalle voci magiche, lui con la madre nata a Staiti ed il padre a Palizzi. Nel libro, dunque, egli tratta appassionatamente questi due momenti della sua vita, città e paese, Reggio e Staiti, entrambi elementi fondamentali della sua formazione umana, storica e culturale. Quondam, quondam, non poteva che incominciare così chi amava la cultura classica. Un tempo, una volta, e così, con questo breve avverbio di tempo in latino che incomincia la prima parte, quella dedicata all'infanzia e all'adolescenza, trascorsi in via Sbarre la lunga strada tra le fiumare Calopinace e Sant'Anna, esposta all'aria, intorno agli anni 30, come una lucertola al sole. Che bella espressione che aveva, era anche un grande poeta, Domenico Monariti. Titolo del primo racconto che sintetizza i momenti di crescita e di attesa del futuro preside, Domenico Monariti, come affabilmente lo chiamavano gli staitani. Grama la vita all'epoca a Sbarre, dove si viveva nelle baracche, costruite dopo il terremoto del 1908, osservando rigorosamente un'economia di sopravvivenza, grazie alla presenza di orti e di giardini e dell'industriosità dei fumerari sbarroti, che possedevano stalle con animali da fumere e da letame, da cui il soprannome, comune a tutti, come un marchio di fabbrica per gli abitanti di Sbarre. Nel rione, in fase di incipiente sviluppo, tutti appartenevano alla stessa via della lunga strada delle Sbarre, dove pochi e semplici avvenimenti segnavano il fluire del tempo: la festa della Madonna della Consolazione, il Natale, la Pasqua. Lungo quella strada non mancava il commercio povero fai da te, venditori ambulanti come il paraacqua, l'ombrellaio ed la mola forbice e l'arrotino erano di casa, infatti, alle Sbarre, personaggi vivi di un presepio che andava oltre il tempo del Natale. La fontana con le donne, seguite dai bambini, rappresentava il notiziario parlato della lunga strada. Micucciolo Orbo, il giornalaio, aveva subito un'aggressione fascista, pagando caro l'allusivo strillo, latri, buna. Il sarto pettegolo con cui il giornalaio si confidava era morto improvvisamente, strangolato nella notte da ignoti. La vita a Sbarre negli anni 30 scorreva così, tra bassi e bassissimi, tra piccole gioie e grandi dolori, ai quali si manifestava una partecipazione corale di verdiana memoria. Una fucilata alle spalle ed un urlo nella notte spesso chiudeva la triste vicenda di una ragazza sedotta ed abbandonata, buttatosi per la vergogna nella Sena, nel pozzo. L'onore era stato lavato. La scuola aiuterà anche le Sbarre ad uscire dalle ataviche limitazioni culturali. Oggi la strada di Sbarre è sempre lunga, ma non è più la stessa di prima, quella degli anni in cui Monariti l'ha vissuta dal podio dei 5 gradini della chiesa di Loreto, insieme al branco, tra virgolette, non è il branco di oggi, il branco di coetanei sempre più minuto, perché erano in pochi a rimanere ed in molti a partire per il nord, terminati gli studi in cerca di fortuna. Un mondo sparito, evaporato come la nebbia sotto i raggi del sole del mattino, che solamente nel cuore di chi l'ha frequentato resiste tenacemente.
Con l'arrivo del soldo, infatti, il branco della chiesa di Loreto incominciò a sciogliersi, come ingoiato dall'incalzare dei tempi nuovi, non senza aver vissuto il tempo delle lacrime e del dolore per la tragica morte di uno di loro, Ciccio, il più giovane del gruppo. Per loro, così, finiva il mondo dei sogni giovanili ed incominciava quello prosaico degli adulti, con la speranza di trovare un lavoro che avrebbe portato la maggior parte di essi lontano dalle sbarre e dalle famiglie. Un treno, tante lacrime, qualche bacio furtivo e tante promesse che sarebbero state disattese tra le braccia di un nuovo incontro che avrebbe sepolto il passato, lasciando tuttavia un solco nel cuore. A questo punto una sintesi molto stringata si impone e la selezione dei 42 ben articolati racconti è d'obbligo per non rischiare di essere prolisse e noiose nella presente relazione. Non si può, tuttavia, sorvolare su fatti e personaggi che vivono d'eternità. D'eternità in quanto pezzi rari di umanità, espressione di categorie universali, comuni a tutto il mondo e quindi eterni, come eterna è la musica che tocca il cuore. Tra i baraccati di via 21 Agosto delle Sbarre, la Scala di Giuda e il Vicolo del Barbaro possono anche finire nelle nebbie della dimenticanza, ma non i tri Ravine e Dazza, Triulu, Malanova e Scuntattizza, Uianculino, Russeddu e Utignuso, i tre allievi di Don Limitri, musicante di strada, quattro amanti del pentagramma, tanto bravi quanto sfortunati, simbolo di nobile sentire e di passione per l'arte dei suoni. Don Limitri riesce a insegnare a leggere le note musicali ai tre sciancati del quartiere, unitamente ad un minimo di buone regole del vivere civile. Alla sua morte egli lascia loro una bella eredità di affetti e loro, suoi affezionati eredi del mestiere, gli dimostrano la loro gratitudine il giorno dei suoi funerali, dedicandogli una commovente nenia divinamente suonata davanti al cimitero di Condera. Il mondo cambia però e gli uomini si evolvono adeguandosi ai tempi nuovi, incurante di chi cade sotto i colpi delle novità e non riesce a rialzarsi. Come Utisu, il cui emporio entrò in crisi quando la ghiacciaia entrò nel museo del tempo per dare spazio al frigorifero. Come Prudenza, alias Sciruzzo, travolta da un destino crudele. Come Caranfulino, Don Ciccillo, dall'impeccabile garofano all'occhiello, barbiere, andato in crisi con l'avvento sul mercato dei parrucchieri diplomati. Anche i ragazzi del branco dei cinque lunghe gradine della chiesa di Loreto sono cambiati. Oramai sono grandi ed hanno 20 anni. Da tempo, infatti, usano i pantaloni lunghi, cuciti dal sarto Don Peppino. Lo scrittore ricorda quando li ha indossati per la prima volta, seguito dal tenero sguardo della madre vestita di nero mentre si allontanava nei colori del primo autunno frangiate dal sole. Sono parole sue. Il branco era tornato a ritrovarsi di ritorno dal nord in estate presso il Caffè Laganà, il bar dei ricordi del cuore, un locale gestito da persone cortesi e sensibili. Quando il feretro del più anziano del branco, Mario, il regista, morto a 50 anni, passò davanti al locale, il caffè chiuse i battenti e Don Mica e Don Peppino, i camerieri, erano fermi accanto al tavolino degli amici delle sbarre, listati a lutto. Rispetto di un'umanità ad altri tempi. Lui, Mimmo, lo scrittore ormai anziano, con l'animo lacerato dalla nostalgia, in una notte afosa e stanca, alla ricerca dei fantasmi del passato, indisturbato, solitario ma con l'anima in compagnia, si ritrova appoggiato ad uno dei pilastri del pesante portico squadrato, intento ad osservare il locale chiuso che era stato un tempo il bar Laganà, ritrovo dei sopravvissuti del branco delle sbarre, nel tentativo di far uscire dal suo animo gli amici di allora per una bella conversazione di rimpatriata. Ci sarebbe rimasto tutta la notte, ma l'attenzione indagatrice di una pattuglia di polizia fa rientrare lo scrittore dalla sequenza dei suoi ricordi. Che cosa ci faceva di notte un vecchio
anche se non ancora in completo disarmo, appoggiata ad un pilastro davanti ad un bar chiuso? I poliziotti non lo sapevano, ma noi sì. Finisce qui la prima parte. Considerate che i capitoli sono 42. Il libro è molto bello e interessante, si legge avidamente. Sono ben 381 pagine, pesa 1,2 kg, 42 capitoli, in cui Domenico Monoriti narra la storia della sua vita, la storia di Staiti e tutto ciò che ha avuto attenenza con lui e con il suo paese. Per cui io mi fermo per non annoiare, cedo la parola al dottore Livoti. Ringraziamo la professoressa Rosa Marratoni per una consecuzione logica, visto che il professore Bruno Scaramuzzino, docente già presidente della Prologo di Staniti, parlerà della figura di Bruno Monoriti, interverrà adesso, poi a seguire il professore Giuseppe Rivoti ci parlerà di alcuni chiaroscuri in qualità di critico letterario. E poi ci saranno gli interventi eventuali interventi delle associazioni prima della consegna della cittadinanza onoraria alla memoria di Domenico Monoriti. Quindi passo la parola al professore Bruno Scaramuzzi. Grazie. Naturalmente io non potevo conoscere Don Saverio, ma ho conosciuto Mimmo, e Mimmo mi ha lasciato un retaggio lungo, mi ha lasciato tante volte a piangere assieme a lui, soltanto perché non ha avuto mai suo papà, quel papà che lui amava e che da piccolo purtroppo non l'ha potuto mai abbracciare come voleva, e mi ha lasciato assolutamente alcuni input che continuamente mi telefonava, mi mandava delle lettere. Voleva assolutamente che il papà, che ha perso la vita per fare dopo la guerra, quindi voleva assolutamente che suo papà avesse assolutamente un qualche qualificazione, un qualche, insomma, lasciare un po' memoria di suo papà. Piangeva qualche volta parlando con me, perché ci sentivamo, scrivevamo, ci telefonavamo. Ed è ancora in me molto, ma molto presente il ricordo della sua presenza nel, non ricordo proprio con esattezza, ma a Staiti per la ricorrenza di Sant'Anna, della Madonna di Sant'Anna. Nonostante sono trascorsi tanti anni, quasi 15-16 anni, durante la processione ricordo che mi prendeva per la mano, mi chiedeva e mi diceva che voleva sapere di chi fosse quella casa, perché dice, sai, da quelle parti io tante volte quando ero piccolino scappavo e andavo, giravamo, giocavamo così, insomma, giocavamo con tanti altri ragazzi che ora non ricordo. E allora praticamente mi chiedeva, scrutava con interesse, penso, io lo aiutavo a ricordare. L'emozione si creava, non gli creava del disagio, però lui non aveva problemi, la lacrimuccia la faceva venire giù. Con la voce rotta e una lacrimuccia che non tentava nemmeno di nascondere, rivolgendosi verso di me, l'ultimo anno che è venuto qui a Staiti, non ricordo, ripeto, ma saranno stato, insomma, 15 anni fa, mi ha chiamato di nuovo per l'ultima volta e mi ha detto queste sole parole: Bruno, spero tu troverai in questo bel paese un angolino,
qualsivoglia angolino dove attaccare una semplice targhetta a ricordo di Don Saverio, primo sindaco del dopoguerra dell'Italia liberale. Sono state queste le esatte parole che Mimmo mi ha sussurrato mentre era con l'avvocato Lucisano, quando giravamo con la mamma, insomma, per il paese, perché c'era la festa di Sant'Anna. Sono queste esatte le parole che Mimmo mi ha sussurrato e che mi sono rimaste impresse per cotanto tempo. Ogni tanto mi telefonava senza ripetermi, però era emozionato, parlava con emozione perché pensava che, insomma, suo papà non aveva la giusta, insomma, riconoscenza da parte della popolazione. E allora purtroppo mi sentivo io anche un po' colpevole, senza tuttavia esserlo, poiché ero parte non ascoltata di un'amministrazione che non ha ritenuto opportuno allora di trovare quell'angolino per ricordare a Don Saverio, un figlio del popolo. Con lui infatti, lo ripeteva tanto suo figlio Mimmo, erano tornati a parlare di libertà e di opinione con Don Saverio, di organizzazione politica, di democrazia e di socialismo. Egli portò avanti la gestione del comune dando prove di equilibrio tanto nelle decisioni quanto nell'adozione di provvedimenti spesso difficili. Con Don Saverio l'asilo ripreso a funzionare con la refezione, ma questo lui lo voleva ripetere a tutto il mondo oltre che nel libro. Quindi con la refezione gratuita per tutti, riaprì la scuola elementare con libri, quaderni e penne per gli alunni. Fece funzionare la refezione delle suore anche la domenica per i quartari e gli anziani che non avevano l'assistenza familiare. Dopo di ciò chiese alla popolazione il disarmo e la consegna delle armi. In forma anonima il prefetto, l'ufficiale dei carabinieri hanno ringraziato il popolo e il sindaco di Staiti con un manifesto. Questo era Saverio, questo era Don Saverio, il primo sindaco di Staiti. Dopo la liberazione, uomo di grande spessore umano e politico che noi oggi andiamo a ricordare con questo simbolico gesto, una targa a pieno ricordo degli eroi. Naturalmente io dovrei ringraziare un po' tutti, ma non li conosco, non so, sono soltanto il nipote, e quindi, perché qualcuno mi ha telefonato ma non ho scoperto chi fosse, insomma, quindi perché mi avevano dato per Mimmo, mi conosceva, mi ha telefonato qualcuno e dice io dovrei parlare così così con Scaramuzzini, però non so, quindi non so, mi informo di tutti dove ero, perché io nel caso avessi necessità di dire qualcosa a me oppure va, insomma, con tutto qui, insomma, dai. Abbiamo raggiunto quello che io avrei dovuto fare tanti anni fa, ma purtroppo, insomma, è avvenuto ora per opera della dottoressa, del sindaco e del professore Campanella, che hanno fatto quello che io avrei dovuto fare a suo tempo, ma che non ho potuto fare. Non è mai troppo tardi, diceva il maestro Manzi. Non è mai troppo tardi. L'altro ricordo? No, diamo la parola al professore Livoti. Prego. Salve a tutti, buonasera, bentrovati. Io saluto il primo cittadino di Staiti, il sindaco, e ringrazio il presidente del Consiglio Comunale, il preside Campanella, che mi ha invitato e mi ha inserito all'interno di questa presentazione, che naturalmente vuole essere un omaggio alla memoria. E sappiamo bene come oggi la memoria, no, come dice Verson, va ritrovata, e se ritrovata in uomini e donne che hanno dato qualcosa al territorio, credo che questo sia un segno di partecipazione condivisa, cioè di un'amministrazione che dà merito
a chi ha realizzato qualcosa all'interno di un contesto quale questo, così come saluto i rappresentanti della famiglia Monoriti che naturalmente hanno anche in un certo senso voluto un mio intervento. Da che punto di vista? Intanto la pubblicazione che stasera noi presentiamo è una pubblicazione molto interessante. Perché? Perché appartiene proprio a quel movimento un po' realista, verista, che identifica e pone la Calabria anche da un punto di vista letterario e la allontana dalle solite casistiche che per anni hanno in un certo senso caratterizzato quella letteratura che, ahimè, anche colleghi dal punto di vista scolastico rivolgono sempre da un altro punto di vista e non guardandosi intorno. Quindi prima la professoressa ha dato quella dignità letteraria che appunto il nostro autore Domenico Monoriti ha dato sicuramente attraverso tutta una serie di racconti, di miti, di storie e di leggende, perché la parola leggenda dal latino vuol dire appunto cose che devono essere lette, e se appunto queste storie non vengono lette non possono diventare storia, non possono diventare leggenda. Io lo dico da sbarroto, io sono uno sbarroto e di conseguenza le mie origini insomma hanno anche questa indicazione, e devo dire che aprendo le prime pagine di questo libro io ho ritrovato anche quel gusto dell'io narrativo anche dei miei nonni. Perché naturalmente questo genere di scrivere, di scrittura e questa modalità di approccio che oggi si chiama che cosa? Poesia visiva. La poesia visiva oggi, i critici dicono che è l'errore dell'era tipografica, nel senso che il signor Domenico Monoriti, scrittore, riusciva in maniera descrittiva, realistica e al tempo stesso ricca di particolari a darci un'immagine di ciò che andava a raccontare, quel verismo reale che lo portava a mettere in evidenza personaggi e personalità loci, cioè in ogni luogo e in ogni contesto lui ci dà una sventagliata di quelli che erano i personaggi e le personalità che andavano ad indicare la via. Vedi per esempio le personalità che prima diceva lungo la via Sbarre Centrali, e se voi andate a controllare l'inizio del testo con la via Sbarre Centrali di oggi, partendo dalla chiesa che noi chiamiamo impropriamente delle Catene ma che è di Santa Maria dell'Odigitria, ne esce fuori, ne emerge un cambiamento radicale da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista storico, anche perché non esistono più quelle figure che storicamente andavano ad indicare quel determinato quartiere, quella determinata zona. Il libro però ha un valore aggiunto, ha il valore aggiunto quello praticamente degli acquerelli del professore Valenzise. Io il professore Valenzise avevo 20 anni, lo incontravo da Peppino Polimeni, che all'epoca era il direttore di Calabria Sconosciuta. Certo, io ero un ragazzino che ogni tanto iniziava a muoversi nel tessuto culturale tra virgolette di Reggio Calabria, e lui insomma mi seguiva, ci vedevamo in una galleria che all'epoca era il Grifo, una galleria vecchissima della città di Reggio, e lui mi diceva continua così, fai così eccetera, ma ricordo che aveva sempre un taccuino, aveva sempre un'agenda dove lui insomma aveva questi disegni, gli stessi disegni, gli stessi acquarelli che naturalmente accompagnano un po' l'io narrante del testo, e come voi potete notare vi è un io narrativo che lavora per simboli. Cioè il professore Valenzise era riuscito all'interno di questa pubblicazione di mettere in evidenza in un unico momento descrittivo disegnativo, rigorosamente in un bianco e nero, che anche quello identifica quel periodo storico. Cioè il colore, cioè la bellezza del disegno cromaticamente vario, è un'accezione più nostra degli ultimi tempi, però non
determinato periodo volutamente si pubblicava in bianco e nero, e quindi naturalmente ci si poteva ritrovare anche in emblemi, in momenti storici, per esempio l'episodio di Monsignor Montalbetti. Io ricordo, mia nonna raccontava questo bombardamento del 43, si trovava a Melito, e poi queste bombe che vengono lanciate mentre Monsignor Montalbetti si trovava a casa della famiglia Zerbi, e quindi viene decapitato. Questa è una cosa che io ricordo in maniera chiara. La nonna a noi lo raccontava, tra l'altro nella mia famiglia vi era anche uno zio prete, quindi voi immaginate, no, come alcuni episodi venivano raccontati. E il professore Valenzise riesce a identificare la scena del lancio della bomba, la scena della cattedrale di Reggio Calabria, perché era caduto uno spezzone incendiario nella cappella del Santissimo Sacramento, che aveva rovinato anche un emblema del barocco. E poi vi è un ritorno, per esempio, nei Tre Don di Staiti, per esempio, no? I Tre Don di Staiti, ecco, questa è la pagina dove, ecco, con questa maniera bozzettistica molto 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 veloce. D'altra parte, l'effetto bozzettistico e veloce di disegnare questi borghi è un'accezione tipicamente inglese. I grandi viaggiatori avevano, con questi taccuini, no? Avevano, ecco, vedi lì, avevano questa peculiarità. Nel momento in cui questi borghi diventavano accattivanti da un punto di vista disegnativo, da un punto di vista prospettico, erano di facile consumo visivo e descrittivo. E quindi naturalmente il professore Valenzise si è affidato degli effetti acquarellati. Quindi che cosa vuol dire? L'effetto acquarellato altro non è che un effetto quasi slavato del colore, che permette, attraverso la trasparenza, no, di andare a riempire con la campitura, cioè lo spazio in cui il colore va a essere inserito. E poi un controllo il professore Valenzisi ha fatto degli effetti prospettici, oppure mettere evidenza, ecco, nel momento in cui va a parlare di questa donna Rosina, sembra una Persefone, la derivazione magna greca, no? Come ritorna da un punto di vista, ecco, di effigie, di volto, quindi come in effetti, insomma, sia Valenzisi da una parte che Monoriti dall'altro avevano in sé questa forza espressiva, no? che gli uomini del sud hanno, anche nel momento in cui si parla di Palizzi, perché il libro appunto parte da Reggio, quindi dalla città vera e propria, e poi via via va a scandagliare quelli che sono miti, storie, leggende, ma anche, perché no, a rievocare riviste storiche come il Corriere dei Piccoli, per esempio. Vi è un capitolo che mette in evidenza questo, oppure la leggenda, questa immagine di questo gufo, che fa parte poi del nostro patrimonio antropologico, e naturalmente sicuramente quelli che sono poi episodi importanti legati poi alla tradizione, ma anche l'episodio della costruzione della lanterna di Capo Spartivento. Noi abbiamo una testimonianza reale di come è cambiata poi tutta questa zona, anche attraverso i testi che appunto lo scrittore Monoriti ha creato, attraverso questi disegni, che sono dei disegni di facile lettura, vanno ad indicare, a scarnificare quello che è il testo stesso. E poi la stessa Rosina, proprio nel capitolo di Rosina vi è il titolo del libro. Vorrei concludere proprio con questo, che mi sembra l'avevo messo in evidenza. E nel momento in cui questa Rosina, questa bambina nata nella piantagione, anche lei veniva dalla Calabria, la terra nel sole distesa sul mare, dove durante la lunga estate cantano le cicale, e per la festa del Natale le montagne sono coperte di neve. Il Signore, come attratto da un'immagine bella, ripeté: una terra nel sole distesa sul mare,
e proseguì. Le cicale, il Natale, la neve, già, il lume che scende a sera dalla montagna ed accompagna il sonno. Quindi credo che in questa chiusa ci sta una poetica di un io narrativo, di un io pensante, e vorrei anche permettermi, se la professoressa me lo consente, di fare un paragone. Io leggendo tutti questi vari racconti mi sono ritrovato anche in un Saverio Strati ante litteram, cioè mi ha dato questa impressione, in cui ecco ritrovare l'io narrativo della Conca degli Aranci, per esempio, mi ha dato questa impressione, e anche Alvaro, che poi diventa l'emblema per eccellenza. Ma comunque quello che conta è che Monoriti ha dato un'identità a questa cittadina, anche nei momenti in cui lui parla dei quadrari. C'è proprio questa appartenenza e questo rivolgersi alla sua gente, perché sicuramente questo testo è una consegna alla sua gente, e noi ne faremo memoria, perché a mio avviso è un libro che la scuola ne dovrebbe tenere conto, la scuola come istituzione, che magari i vari dipartimenti di lettere dovrebbero utilizzare, perché la narrativa non sia una narrativa localistica, ma che possa esaltare l'io narrante di personalità, appunto, come il nostro. Grazie. Il Presidente delle Muse, sempre eccellenza, con le sue presentazioni critiche sotto ogni aspetto. Monoriti Valenzisi, un binomio inscindibile. Il professore Valenzisi è stato il mio insegnante all'Istituto Magistrale di Storia dell'Arte. Lo ricordo sempre con grande passione, con grande affetto, perché nel presentarci una qualsiasi opera d'arte la faceva sprizzare arte da tutti i pori. Qui c'è la figlia, che non ho avuto il piacere forse di salutare, non lo so, e quindi se vuole, diciamo, avvicinarsi per un saluto, sarebbe cosa molto gradita. Eccola, ci siamo conosciuti solo per telefono. Ecco la parola per un breve saluto alla signora Alessandra Valenzisi, alias Natus. Beh, io non è che abbia molto da dirvi, nel senso che comunque la cosa che più forse mi fa orgoglio di papà, ovviamente, è la cosa che mi manca di più, perché ormai sono 7 anni che non c'è più, e non è ancora facile riuscire a superare certe cose. Mi dà molto orgoglio sentire parlare così di lui. So quello che dice, che è vero, perché papà ha una passione estrema per l'arte. È nato così, e ho sempre saputo di questo legame che c'era tra lui e Simone. Lui è scomparso prima di papà, e noi a papà non abbiamo detto niente quando è successo questo fatto, che lui già stava male. Però sentir parlare tutte queste cose per me è un tornare, perché sbarrota pure io, ovviamente, ovviamente, orgogliosa di esserlo, ovviamente. E mi, devo dire la verità, è una cosa che mi ha reso felice stasera poter parlare di loro. Un applauso. Grazie. Grazie ad Alessandra Valenzisi. Ora diamo la parola per la seconda parte, però la preghiamo di essere più spedita, la professoressa Parrafore. Ma non è facile esserlo, perché c'è tanto da dire veramente, o si dice o non si dice una cosa.
e Mimì Monariti merita che noi diciamo tanto di lui, almeno le cose indispensabili, essenziali, perché questo libro è un messaggio e va colto soltanto attraverso la lettura del libro, che io invito tutti a fare appena avete la possibilità di farlo. E andiamo per le conclusioni. Tenterò di sintetizzare per quello che sarà possibile, senza ledere, diciamo, la chiarezza dei contenuti e degli assunti. Se nella prima parte del libro, relativa alla sua vita come parte viva ed attiva delle sbarre di Reggio Calabria, il cuore dello scrittore esulta d'amore per quell'umanità sofferente dalla quale si sente rappresentato e compreso, nella seconda parte di esso, Le voci della montagna incantata, dedicata a Saiti, paese d'origine della madre, il suo cuore vibra ed arde d'amore per questo montuoso lembo di terra nel sole distesa sul mare. Che altro che poesia, è altro che canto di sirene, il sud. È la storia di un antico pianto che sullo sfondo ha per scenario il dolore e la morte. È la casa sulla timpa con cui si apre il sipario su Saiti, appunto, una triste storia di pianto, di dolore e di morte, ma anche di calore ed affetto per la famiglia e per la montagna che tutti comprende. Su tutto il territorio, soleggiato, nevoso che sia, aleggia il senso dell'arcano, del funesto destino, predetto dal lugubre canto della piola, credenza popolare molto diffusa e non solo a Saiti. La casa sulla timpa, non a caso, è il racconto più caro al cuore di Monariti, in quanto lo rappresenta nelle sue radici, nel pathos magno-greco della storia narrata, nelle tradizioni e nel fatalismo evidenziati. Protagonista del racconto è il paese, Staiti in forma corale, angolo per angolo, lamia per lamia, le viuzze coperte ad arco, sospiro per sospiro, uscito di ingaggi dalle fessure, nonostante le porte e le finestre serrate per non farlo trapelare all'esterno. Il tutto accompagnato da un'efficace botta d'indà, un saluto antico, familiare. Monariti non trascura niente e nessuno dell'antico casale di Staiti, che si esprime attraverso le voci soliste della montagna incantata. Il paese è piccolo e raccolto intorno alla chiesa di Santa Maria della Vittoria, cosiddetta il ricordo della battaglia di Lepanto 1571, che segnò la definitiva sconfitta dei turchi che da allora non sbarcarono più sulla marina di Brancaleone. Tutti si conoscono e tutti sanno vite e miracoli di ogni paesano. Anche le pietre parlano e raccontano di maldicenze, pettegolezze, storie di pance fiorite in un letto sbagliato, di facce tagliate per giuste vendette. Don Mimì non dimentica nessuno. E così si sofferma a ricordare un prete emiliano, Dangavioli, che ebbe il merito di bonificare da serpe e da cani il sito in cui sorgeva il vecchio cimitero di Staiti e non solo. Era così amato il prete forestiero che quando venne denunciato per pedofilia, il popolo di Staiti per riaverlo insorse contro il provvedimento del vescovo, subendo per questo l'interdetto. Ma la casa sulla timpa è anche altro. È la storia di una bella famiglia, composta da Don Giovanni e da Donna Caterina, da cui nel 1882 nasce il figlio Ciccio Antoni, che molto presto, si capisce, era fatto di buona pasta di pane, giusta per lievito e cottura. Nelle fiere sembrava esservi nato. Il figlio maggiore Peppino, invece, era il cruccio dei genitori, perché si era messo a frequentare strane compagnie e strani posti fuori terra. Bravo durante il ballo della tarantella, nel maneggio del tamburello, che sapeva suonare con un tocco personale inconfondibile, dalla cadenza scivolata, secca, violenta. Peppino non si sapeva mai dove fosse e da dove tornasse quando rientrava. Frequentava la Rocca di Fumetà, un brutto posto, dove era meglio non trovarsi dopo la campana della sera. Per aver fatto qualcosa di grave, dovette partire di nascosto per l'America, terra di libertà e di nascondiglio di briganti e delinquenti. Nottetempo abbandonato Staiti e la famiglia, i fratelli Cicentoni e Carmeluzza, che non l'avrebbero visto mai più. Egli, dalla testa calda anche nel nuovo mondo,
venne lì ucciso durante un ballo di tarantella. Il padre lo seppe segretamente da Mastro Antonio, il bottaio, tornato a Saita dall'America insieme a compare Furia. Lui mi ha visto da lontano, al centro di una ruota di gente concentrata a suonare il tamburello con quel tocco particolare come solo Peppino sapeva dargli. Anche Cicciantoni, dopo essere scampato a un attentato alla sua persona perpetrato da un miserabile del paese, parte per l'America, non senza però aver vendicato prima l'offesa ricevuta in pubblica piazza durante un ballo sempre di tarantella con l'uomo che aveva tentato di ucciderlo nella scena della sfida col coltello, lo sfregge in faccia da ambo i lati. Tristi giorni attendere i due genitori, i quali nella solitudine e nell'amarezza di non aver visto rientrare in patria il loro Cicciantoni, finiranno i loro giorni colpiti dalla spagnola, un nuovo vento di morte. La musica a Staiti, nella sua lunga e dignitosa storia, ebbe un ruolo determinante. Non per niente il paese è dotato di una banda musicale diretta fino a poco tempo fa dal compianto maestro Domenico Caresì. E la musica, sia pure quella rappresentata dal suono di un semplice tamburo, ha consentito a Peppino Furia, l'ultimo bandiatore di Staiti, di aggiudicarsi il posto comunale di banditori, vinto in pubblico concorso grazie alla maestria con cui sapeva suonarlo e all'accorto uso del bastone a cui si accompagnava per le strette e diseggevoli vie del paese. Furia, mai soprannome fu più appropriato. Il suo sentorio bando, preceduto dal rullo del tamburo, rimbomba ancora per le antiche viuzze di Staiti e nelle memorie di chi lo sentì suonare per l'ultima volta nel febbraio del 44, quando accompagnò il sindaco morto, scandendo con il tamburo il passo del corteo che portava a spalla Don Severio, ucciso dal treno a Brancaleone. Peppino Furia era un tipo originale, bizzarro, ma in ogni caso un cristiano e pertanto accettato da tutti i paesani. E civile tolleranza, fino a un certo punto usò il paese nei confronti di Ciacchi Furca, un avanzo di forca che da emarginato, grazie alla perizia con cui suonava un organetto a doppia armonica, viene in certo qual modo riabilitato. Tuttavia, la sua natura malefica lo portò a finire i suoi giorni arrostito come un topo durante l'incendio della sua casa. Da, i pigmei sono sempre piccoli, anche se si trovano sulle cime delle Alpi. Bella e commovente la storia di Cata, una mula, un'orfana, figlia del Baliatico, presa al brefotrofio di Locri. Adottata da una staitese per 30 lire al mese, ma anche per umanità, bisogna riconoscerlo. Dopo tanti stenti all'improvviso divenne ricca per un lascito arrivato dall'America. Il destino tuttavia la travolse durante una grande tempesta. La buona matrigna qualche sera prima aveva sentito cantare la piula 7 volte e stringendola tra le braccia con un oscuro presentimento in cuore aveva recitato invano le parole dello scongiuro. Ve lo voglio ricordare perché fa parte della tradizione di Staiti, scascio scascio a chi gli attrizza, a chi divenne risentrizza. Il destino tuttavia la travolse durante una grande tempesta. La buona matrigna quella sera aveva sentito cantare la piula 7 volte e stringendola tra le braccia con un oscuro presentimento in cuore aveva recitato invano le parole dello scongiuro, che è appunto quello che vi ho citato. Nella gerandola umana la superstizione è sempre compagna dell'ignoranza. La signorina Donnanna Emiliana, all'epoca ostetrica di Staiti, aveva proprio ragione nell'evidenziarlo spesso. Secondo, durante la Seconda Guerra Mondiale, Staiti, il paese con il proscenio verso il mare, nell'estate del 43 fu teatro di importanti fatti eroici. Il 26 luglio, mentre i cittadini a colpi di indasi consultavano se era o non opportuno fare la processione di Sant'Anna, si diffuse il miracolo fatto dalla santa, il fascismo non c'era più, per cui tutti erano convinti che la guerra fosse finita e che gli americani stessero salendo dalla marina. Per segnalare agli aerei il messaggio di libertà al centro della piazza fu posta una grande bandiera americana dalla quale era stata ricoperta la barra di Giuseppe, il maggiore dei figli di Pietro Caresì, martire fascista,
caduto eroicamente negli Stati Uniti per mano dei sovversivi fuoriusciti. Rimpatriato con grandi onori, fu sepolto nel sacrario del Tempio di San Giorgio al Corso nella città di Reggio. Ad arrivare a Staiti però furono soldati tedeschi, con 3 mitragliatrici pesanti puntate dalla parte del mare e protette dalle rocce. Salvò il paese da gravi conseguenze soltanto l'azione eroica di Don Severio Monoriti, padre del nostro scrittore, che rendendosi conto del pericolo che gravava su Staiti, nella notte, imboccando la strada della Lica, si recò a Palizzi per aiuto. I tedeschi non proteggevano il paese, ma era il paese a proteggere la postazione tedesca. Don Severio, il marito di Donna Carmeluzza, la figlia di Don Giovanni Italiano e di Donna Caterina, gli abitanti della casa sulla Tempa. Don Severio è stato subito eletto sindaco, una parola che esprimeva un fascino antico, che da sole esponeva un concetto di popolo che vuole, che decide e che per decidere vota e dice sì a questo e no a quello. Da, dovrebbe essere così per tutti i paesi. I notabili staitesi non avevano gradito l'elezione a sindaco di Don Severio, primo perché non apparteneva al loro rango e secondo perché temevano che mettesse mano ai loro granai per sfamare i paesani affamati, cosa che in effetti fece subito dopo essere stato eletto sindaco, primo sindaco dopo la liberazione. Da, Don Severio era un uomo di parole e d'azione. Grande questo sindaco della guerra a Staiti, meritato il mandato, usato immediatamente per soccorrere i bisogni dei veramente poveri morti di fame del paese. Grande il suo merito di coinvolgimento degli amici di sinistra del territorio ai fini bellici ed umanitari. L'ingegnere Enzo Misefre di Palizzi, Don Memitalia di Motticella, il dottor Vincenzo De Angelis di Brancaleone. Mentre si stava recando a Reggio dal prefetto per impellenti ragioni comunali, il 23 febbraio del 44, mercoledì delle ceneri, dopo 168 giorni di sindaco di Staiti, Don Saverio fu travolto e ucciso dal treno a Brancaleone. Moriva tragicamente Don Saverio, martire della libertà, martire della democrazia, martire della passione morale e civile. Una storia vera, vissuta in prima persona da Don Memì allora dodicenne, al quale il padre Saverio affidò il suo testamento. Una storia come tutte le altre che hanno per teatro Staiti, che appartiene al tempo. Da, dissero gli staitani, questo è il nostro destino, andiamo avanti. E l'erbicella non era creata e spendia mele, cantavano le donne staitane durante la novena di Natale, sognando un futuro migliore di libertà d'azione e di riscatto agli occhi dei loro uomini violenti e possessivi. I colori della natura, tuttavia, incitano gli staitesi ad affrancarsi da un dolore antico senza tempo. Ed il 26 luglio, speranzosi di un futuro migliore, torneranno a cantare Sant'Anna. La speranza non abbandona mai gli uomini. I ricchi sono fatti di poveri puri. Bisogna accettare la propria condizione pensando ad un possibile cambiamento in meglio. E questa è la filosofia di Don Mimì Monoriti, scrittore fine, delicato e sensibile, chiari i suoi assunti, lodevole il suo garbo nell'esporre la bella lezione di stile e di vita che attraverso il gradevole libro ha impartito ai suoi attenti lettori. Interessante ed incisiva la narrazione di fatti, storie e momenti di vita vissuta completata ed arricchita, oltre che da un'utile guida alla comprensione dei termini dialettali, anche del contributo offerto dall'illustrazione dell'artista reggino Fortunato Valenzisi. Lo stimato docente di storia dell'arte, infatti, fotografa con i suoi mirabili chiaroscuri anche spiritualmente le scene di personaggi ricchi di pathos, abilmente descritti in prosa da Domenico Monoriti. Ad entrambi, dotate di una non comune carica umana ed emotiva, eccezionale binomio di poesie d'arte, alla memoria, il nostro ondà più riverente. Vi ringrazio. Grazie alla professoressa Marrapode per la sua puntuale presentazione in maniera molto, diciamo, ricca. Allora, ora chiamiamo per un breve saluto la dottoressa Alessandra Monoriti, che
la figlia dell'unico figlio superstite ottantenne Mario Monoriti. Ci vediamo ora per... Grazie, io sarò veramente brevissima, infatti davvero non volevo neanche intervenire perché questo posto in realtà aspettava probabilmente a mio padre che non è potuto venire. E non è venuto per motivi di salute, ma grazie al cielo niente di grave. In realtà lui non è venuto perché non si sentiva, diciamo, in grado di trasmettere quell'energia, quell'ironia e quella forza vitale che credo questo evento comunque in qualche modo avrebbe meritato, per cui ha preferito rimandare a data da destinarsi. E è molto tempo che lui manca da Staiti e in generale dalla Calabria, e in questo momento io lo sto sostituendo e questa è proprio una grandissima occasione per stare di nuovo con i miei parenti che non vedo da parecchi anni, per cui per me è veramente un'occasione incredibile, non solo per celebrare la memoria appunto di mio nonno che io non ho conosciuto e anche soprattutto la memoria di Domenico Monoriti, di cui ha parlato benissimo mio cugino Michelangelo, lo ringrazio ancora e io ringrazio tutti voi. Grazie a lei, è un dovere storico. Allora, ci sono altri interventi, mi pare che il dottore Zuccalà vuole intervenire. Chi altro vuole intervenire? E allora diamo la parola per le conclusioni all'avvocato Emilio Lucisano, fraterno amico di Mimì Monoriti. Di ringraziare gli amministratori del mio amato comune e di fare loro pubblico encomio per aver voluto realizzare questa iniziativa meritoria, finalizzata a tributare, sia pure dopo tanti anni, il doveroso riconoscimento e gli onori spettanti a Saverio Monoriti, indimenticato sindaco della nostra cittadina dopo il ventennio fascista. Li ringrazio anche per avermi consentito di ricordare in questa occasione il tempo della mia infanzia, ahimè già tanto lontano, trascorso in fraterna amicizia con i familiari del compianto Don Saverio, come tutti lo chiamavamo. Amicizia che non si è mai interrotta e che è rimasta inalterata per decenni, prima con i suoi figli e tuttora con i suoi cari nipoti e parenti, che oggi partecipano giustamente orgogliosi e fieri del loro illustro congiunto. Quando è accaduto il drammatico evento che improvvisamente ha strappato all'amore della famiglia il caro sindaco, io che sono coetaneo di suo figlio Mimmo, avevo 12 anni e come lui frequentavo la scuola media. Gianni aveva 2 anni più di noi ed aveva già altri pensieri ed altri interessi. E Mario era più piccolo, per cui la mia più assidua e direi quasi continua frequentazione era con Mimmo, con cui condividevo i sogni e le speranze di quel tempo felice, così bruscamente e brutalmente interrotto. Di quel tempo, e in particolare del breve periodo in cui Saverio Monoriti è stato sindaco, il mio ricordo mi riporta ad un clima particolarmente festoso per la sua nomina auspicata e accettata da tutta la popolazione, anche se ovviamente, data la mia età, non potevo apprezzare la ragione per cui si sentivano in giro parole nuove come libertà, democrazia, ma comunque capivo che la gente le ricollegava all'arrivo di questo nuovo sindaco al posto del podestà e della prospettiva di benessere che si erano aperte. Dell'evento luttuoso ricordo la generale costernazione e la profonda tristezza che ha pervaso tutta la cittadinanza quando si è appresa la notizia, e per me in particolare è stato terribile sentirmi raccontare da Mimmo, presente ma impotente ad evitare il dramma, come si erano svolti i fatti e quale sensazione avevo provato. Da allora tutto è cambiato. Era scomparsa la gioiosa incoscienza e le aspettative di giorni felici, ma gli anni che sono seguiti ci hanno visti ancora più vicini, perché io,
quando mi sono iscritto al liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, sono stato accolto nella loro casa di via Sbarre Centrali dall'amata signora Carmela e dai miei fratelli adottivi Gianni, Mimmo e Mario, che mi hanno ospitato per qualche anno, e con loro si tornava a Staiti per le vacanze estive. Questi fatti, che ho voluto ricordare insieme a voi, possono spiegare le ragioni della mia emozione, ma anche della mia gioia per aver potuto partecipare a questa cerimonia, nella quale molto opportunamente si è voluto anche ricordare e onorare la cultura e la produzione letteraria del caro Mimmo, che pur non essendo nato nel nostro paese, l'ha sempre avuto nel cuore e nella mente, e gli ha dedicato le pagine più belle del suo libro. Mi piace in proposito ricordare il racconto nostalgico e dolcissimo dedicato alla nostra santa protettrice, in cui ha saputo rendere mirabilmente vividi e reali i momenti solenni salienti della tradizionale festa di Sant'Anna di quel 26 luglio 2003, quando mi ha chiesto di accompagnarlo qui per poter rivivere a distanza di tanti anni le emozioni di quando insieme, dietro il palco della banda, ci tappavamo le orecchie per attutire il frastuono degli sposi. E mi ha dedicato il racconto con queste struggenti parole: caro Emilio, carissimo Emilio, compagno della lontana infanzia ed amico di sempre, grazie per avermi fatto rivivere a Staiti, dopo 60 anni, la processione della protettrice, nell'ora del mezzogiorno, sull'onda del grido e viva Sant'Anna che si spande per l'aria e che non ho mai dimenticato, grazie. Ed anch'io concludo dicendo ancora grazie agli organizzatori di questo encomiabile evento ed a tutti voi che avete avuto l'amabilità di ascoltare queste brevi reminiscenze di un innamorato del proprio paese. Staiti. Grazie all'avvocato Pugisano, non poteva mancare questa sua, diciamo, testimonianza affettuosa e dolorosa. Per Don Saverio Monoriti, per Mimì Monoriti, che non è più tra noi, ma che ci ha lasciato un testamento veramente eccezionale con questo bel libro dal titolo La terra nel sole distesa sul mare. Bene, andiamo alle conclusioni e ci fossero altri interventi, ben vengano, altrimenti l'avvocato Emilio Lucisano consegnerà la pergamena della cittadinanza onoraria a Mimì Monoriti, alla memoria di Mimì Monoriti, e vi leggo le motivazioni con cui il Consiglio Comunale ha deliberato all'unanimità, maggioranza e minoranza compresi, la pergamena per la cittadinanza onoraria. La proposta è partita come per gli altri dal sottoscritto. Preso atto del curriculum vitae del pianto professor Domenico Monoriti, nato a Reggio Calabria il 18 aprile 1931 e deceduto a San Giovanni in Persiceto, in quel di Bologna, il 30 dicembre 2008, secondo genito di Saverio Monoriti, primo sindaco, gli altri due sono Mario, che è ancora vivente, e il primo, mi pare, Giovanni, perché era il secondo genito Mimì. Dunque, secondo genito di Saverio Monoriti, primo sindaco del dopoguerra della liberazione, e di Carmela Italiano, docente di materie letterarie prima e dirigente scolastico dopo. Si è trovato con la famiglia a lavorare e a insegnare a Venosa in Basilicata e poi a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, dove vive anche il figlio Giovanni,
con la famiglia e i figli che sono qui presenti con noi e che ringraziamo per averci onorato, tutti quanti, in particolare Mario, la loro stima verso l'amministrazione. Considerato che il professor Domenico Monoriti mantenne sempre vividi rapporti con Staiti, paese natale della madre, e dove visse la vicenda della tragica morte del padre, finito sotto il treno nella stazione del Brancaleone il 23 febbraio del 1944, e che si consumò davanti ai suoi occhi quando aveva 12 anni, come diceva già l'avvocato Emilio Lucesano, e che pur essendosi cresciuto nel rione Sbarre di Reggio Calabria, Staiti e gli anni i vivi trascorsi dal 1943 al 1945 hanno fortemente costellato la sua vita da indelebili ricordi di luoghi e personaggi della montagna incantata, che non mancò mai di visitare annualmente, specie al cimitero dove riposano i suoi genitori. Difatti io ho avuto modo di incontrarlo per la prima volta nel 1998, mentre facevamo un convegno sulle peculiarità culturali del territorio, e si presentò dicendomi: sono Domenico Monoriti, figlio del primo sindaco della Liberazione, Saverio Monoriti. Da allora si instaurò un rapporto amichevole che poi, per vicende, per impegni eccetera, si rallentarono, però rimase sempre il bel ricordo di questo Mimì Monoriti. Constatato che Domenico Monoriti, di cuore staitese, con la sua fluida penna ha voluto immortalare Staiti con una serie di racconti contenuti nel libro da lui stesso scritto e pubblicato nel 2005, La terra del sole distesa sul mare, da definire il testamento storico letterario della montagna incantata di Staiti, che occupa un posto preponderante nella sua genesi esistenziale. Quindi, per onorare la memoria di un illustre figlio di Staiti, lo scrivente ritiene opportuno e doveroso proporre a tutti i componenti del civico consesso del comune di Staiti il conferimento della cittadinanza onoraria post mortem una formula prevista anche per legge al professor Domenico Monoriti, nato a Reggio Calabria il 18 aprile 1931 e deceduto a San Giovanni in Persiceto di Bologna il 30 dicembre 2008. Previo atto deliberativo, le cui motivazioni saranno riportate su una pergamena che sarà consegnata all'unico figlio Giovanni Monoriti e trascritte su apposito registro da istituire all'uopo. Quindi ora l'avvocato Lucisano consegnerà la pergamena all'ultimo rampollo della famiglia Monoriti, con queste motivazioni che l'avvocato leggerà. No, volevo dire ancora un'altra cosetta. Il discendente Michelangelo Monoriti, dunque, è stato dedicato il libro La terra del sole distesa sul mare. Prego, avvocato. Allora, Comune di Staiti, città metropolitana di Reggio Calabria, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale di Staiti, si conferisce post mortem a Domenico Monoriti, 18/4/2008, profondo intellettuale e sensibile scrittore, la cittadinanza onoraria per avere mantenuto vivo nel suo cuore il ricordo di Staiti e per aver immortalato con la sua fluida penna la gente della montagna incantata, dalla residenza comunale 12 luglio 2018, protocollo 2018. Thank you.
No, girano. Così? No, anzi. Yeah, I'm going to go.